Dai paesi alle città, miseria e povertà. Lo chiamano progresso solo per pubblicità. Patana e pandemia, oggi mangio a casa mia. Quartieri popolari con famiglie in avaria. Separati con cura, in un'epoca oscura, che semina l'odio e raccoglie la paura. Tra chi ci si vende, tra chi ci si compra, tra chi vive e muore nelle zone d'ombra. Il viaggio di Zone d'Ombra parte da Pescara, la più grande città d'Abruzzo. La città di 120.000 persone che rappresenta il quartier generale dello shopping della droga. I negozi dello spaccio riforniscono tutte le piazze d'Abruzzo. Intanto a Pescara abbiamo diversi quartieri problematici: Arancitelli, Fontanelle, Via Rigopiano, San Donato, Zanni. Avamposti di criminalità in cui lo Stato preferisce non mettere bocca, girandosi dall'altra parte. Nel corso dei decenni qui si è cominciato anche a creare degli agglomerati di case popolari e la malavita si è concentrata in questo fazzoletto di territorio ed è andato a dominare tutta quanta la città ed è diventata anche poi il fulcro di tutta quanta la regione Abruzzo. Una situazione molto grave, tanto che una recente operazione della Guardia di Finanza di Messina e dello SCICO, Servizio Centrale Investigazione e Criminalità Organizzata, ha portato all'arresto di 8 componenti di un'organizzazione criminale dedita al narcotraffico in piena pandemia. Pescara è un crocevia tra il Lazio, la Campania e l'Adriatico. La droga arriva fin qui per il suo smercio. Ci ammazziamo la famiglia direttamente, saliamo là e lo scotuliamo. Che gli sia passato per la testa che si poteva vendere quel coso, se ne scappa con i soldi. Gli ammazziamo la mamma, la sorella, i figli, la moglie. Quelle appena ascoltate sono le intercettazioni degli appartenenti al clan che gestisce il traffico tra Sicilia e Abruzzo. L'artefice del piano è un pregiudicato messinese, contiguo al clan mafioso degli Spartà, e alcuni pregiudicati catanesi legati alla famiglia Nizza, facente parte del clan catanese Santa Paola Ercolano. Curavano l'approvvigionamento e la distribuzione in Abruzzo e Sicilia. Le fiamme gialle hanno intercettato un primo carico di circa 25 kg di stupefacente, destinato a Pescara, a favore di un elemento di spicco del clan Spinelli, di etnia Rom. La droga si muove sull'asse Roma-Pescara-Messina, in cui insiste un consolidato e stabile collegamento criminale fra esponenti dei clan siciliani Spartà, Santa Paola e Ercolano e il clan pescarese Spinelli, imparentato con i potenti clan romani dei Casa Monica e degli Spada. Faccio di merda, direi! Levate tutti! È ovvio che ci dobbiamo comportare così, perché se non veniamo a parlare con voi non ci date possibilità, perché ci discriminate prima ancora di parlare, prima ancora di agire. Lui è Mauro Spinelli, elemento di spicco della famiglia Rom. Fu arrestato dai carabinieri Arancitelli con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. I militari che lo fermarono per un controllo furono aggrediti verbalmente e dopo una perquisizione personale alla vettura trovarono nel vano della ruota di scorta 30 grammi di cocaina suddivisi in 3 sacchetti. Ma se tu vieni e ti vendono quartieri, sì, è sempre un reato brutto, che tra qua non faccio solo io, non fa nessuno o non lo fa qualcun altro, ma lo fanno tutti. Ma gli Spinelli fanno affari anche con gli albanesi, come scoperto dall'operazione Designe dei carabinieri di Chieti.
Associazione per delinquere di stato mafioso, questi reati contestati dai carabinieri del comando provinciale di Chieti, eseguiti nell'ambito dell'inchiesta dell'operazione Design, sequestri preventivi di beni mobili ed immobili per un valore di 10 milioni di euro, sequestrati anche 10 kg di marijuana. È la prima volta che riusciamo a colpire un'associazione di stampo mafioso che ha riciclato i proventi che riusciva a prendere dalla droga, che prendeva dalla Lombardia, li reimpiegava in usura. La nuova relazione della DIA dice che in Abruzzo c'è uno strutturale radicamento da parte dei sodalizi mafiosi. La conferma arriva anche dall'operazione Sparta, che ha portato all'arresto di 18 persone. In totale 45 indagati, oltre a 3 minorenni che fungevano da vedette. Tra queste, un presunto fornitore di droga agli Spinelli, un giovane di origine calabrese. Il giro d'affari si aggira sul milione di euro, con 10 kg di droga smerciata. L'indagine, iniziata nell'ottobre del 2015, colpisce la centrale di spaccio in città, legata proprio alla famiglia di etnia Rom Spinelli. Rancitelli e San Donato sono i quartieri dove si svolgeva l'attività di spaccio. Lo smercio al dettaglio di droga con frequenza elevata è il via vai in via Rio Sparto e via Lago di Capestrano da parte di spacciatori e assuntori di droga ha dato il via ai controlli dei militari che avevano avviato le indagini ancor prima per delle rapine commesse a stazioni di servizio e ad esercizi commerciali. Le due indagini sono poi confluite nell'indagine Sparta che ha portato agli arresti. Nel corso delle indagini, collegata indirettamente anche all'operazione Designe, ha rivelato collegamenti tra gli Spinelli e i clan di albanesi dediti dal nostro paese all'attività di spaccio. Guai a dire i clan, perché la ex prefetta di Pescara non amava questo termine. Sì, io vado cercando lavoro, ho 3 licenze. Vado a chiedere, essendo uno Spinelli, essendo persone, non mi danno lavoro. Senti, caro, io mi sono stufato a fare lo zingaro. Noi siamo italiani. Non sono più un rom, perché nel momento che io mi sono svestito, nel momento che ho scuola, nel momento che parlo italiano, io sono italiano. Eppure gli Spinelli, nei riti e nella quotidianità, appaiono legati ancora alle tradizioni rom. Come quando, per omaggiare un defunto della famiglia, hanno sfilato per le strade di Pescara in pieno stile casamonica, con 6 cavalli neri e una carrozza antica intarsiata che trasportava il feretro di Cristoforo Spinelli, detto Lallone, 80 anni, appartenente a una storica famiglia rom. Un funerale svoltosi nel quartiere di San Donato che ha causato forti disagi al traffico bloccando la Tiburtina, la principale arteria di collegamento di Pescara. Stesso stile in cui si svolsero a Roma ad agosto 2015 i funerali di Vittorio Casamonica, storico capo dell'omonimo clan. Sfoggio di carrozze e cavalli, un corteo di 250 auto e il lancio di petali di rose da un elicottero con le note del padrino. Su cui, tra l'altro, si espresse la Procura di Roma, che chiese l'archiviazione di uno esposto presentato dal movimento politico Lega Italica. Oggi, con la fine del maxi processo nei confronti dei Casamonica, è acclarato che il clan è mafioso e negli anni sono stati accompagnati da un'aura di impunità. Ci sono dei clan che dominano questo territorio e che gestiscono tutto il mercato della droga, dell'usura. Quartieri in cui si delinque e su cui la politica pare disattenta.
non solo Rancitelli, ma anche Fontanelle vanta una criminalità che fa meno rumore, ma che si muove nel sottobosco. È proprio Fontanelle, insiste, una realtà in cui gruppi criminali fanno quello che vogliono. Gesù mio, la bella faccia. Siamo nel 2014 quando i residenti di Fontanelle chiedono aiuto alle autorità locali, ma per le istituzioni, già all'epoca, non c'era un'emergenza criminalità, come spiegava il questore di Pescara, Paolo Passamonti. Io ho una visione della città. Quando le dico che l'episodio che è successo a lei, la settimana scorsa ne sono accaduti 7. Quando abbiamo lo sfondamento di una vetrina o l'incendio di un citofono, eccetera. Se dovessimo mettere un posto fisso, sarebbe da richiedere in tutte le vie di Pescara. Eppure, durante l'incontro con i cittadini, la situazione di Fontanelle era palpabile, come registrato dalle nostre telecamere. Una rom, orgogliosa, raccontava in presenza dei vigili urbani di Pescara che lei spacciava e rubava e che mai si sarebbe alzata per andare a lavorare. Al simbolo del peccato grave dello spaccio e che infrange il quinto comandamento è stato contrapposto quello della croce. Ma, nonostante questo, le cose non sono cambiate. La finale sarà la carità. Abbiamo preferito questo quartiere, un quartiere del signorile. Poi è caduto Paci, Alfonso ci ha dato l'altra mano. Però, mentre tanto, si è cominciata a infiltrare la malavita. Da quartiere residenziale, dunque, Fontanelle è diventato quartiere periferico, dove alcuni hanno chiuso gli occhi, tossici in fila davanti le abitazioni dei noti spacciatori, balordi che urinano negli androni dei palazzi, spaventando i residenti che rincasano. Hanno messo una persona al terzo piano, socialmente pericoloso, che a volte ci ha pure minacciato, che ci ha rotto i portoni. Oltre alla paura, c'è un altro aspetto importante. Quello di non sentirsi protetti dallo Stato. La notte fino all'una, alle due, alle tre, chiami la polizia e ti dice di chiamare il comune. Chiami il comune e ti dice che devono intervenire le forze dell'ordine. Quindi noi non sappiamo più che fare. La richiesta d'aiuto dei residenti arriva anche da un altro quartiere, come quello di Rigopiano, in cui l'abusivismo, le minacce e le aggressioni fanno parte del tessuto sociale. E la Zuccaro? Sì. Stella, io ho provato a chiamarlo un po' di giorni fa perché qui venerdì è successo un macello. La residente di Rigopiano informa il vice ispettore Francesca Zuccaro dell'aggressione subita dall'amica. Ad alzare le mani sarebbe stata una donna, residente anche lei nel quartiere popolare, spalleggiata da una rom. Ha cominciato a fare le minacce perché adesso si è alleato con una zingara. Dopo abbiamo chiamato naturalmente la polizia, è venuta due pattuglie, in più l'ambulanza, è successo un macello. La domanda della residente alle forze dell'ordine, che dovrebbero tutelare l'incolumità delle persone, è semplice. Per favore, cosa si deve fare con sta donna? La risposta del vice ispettore è da brividi. Non possiamo fare niente, non possiamo fare niente. Insomma, alla richiesta d'aiuto di un cittadino per un pericolo imminente, la squadra mobile non può intervenire. Perché qua se no veramente ci scappa il morto, guarda La donna, aggredita a Rigopiano, l'abbiamo raggiunta nella sua abitazione e abbiamo cercato di capire meglio ciò che le è successo.
Venerdì, tornando a casa, me l'ho trovato qui all'Agbe, cioè mi ha messo anche le mani addosso. Ti ha detto: tu non devi andare più con Angela e con Luisa, e io li faccio fuori tutti e due. Tu mi hai puntato il coltello a me, mica io. Alla fine ho dovuto chiamare la volante, lei sotto il portone mio stava, mi ha messo le mani addosso, e la zingara mi ha detto: tu la devi smettere di parlare male degli zingari, e mi ha messo anche lei le mani addosso e mi ha spinto. Posso vivere così? Non è più vivere. Questa è una storia che va avanti da 20 anni con sta signora. Lei è Angela, la donna che, insieme a Paola, è stata aggredita. Angela aggiunge un elemento importante alla vicenda. La donna aggressiva è stata segnalata anche al sindaco di Pescara. Il sindaco, io l'ho contattato per il fatto di questa signora che ci ha puntato il coltello e ha detto che non la può mandare via perché non è stata condannata. Gli assistenti sociali hanno detto che la signora era in grado di intendere di volere. Questa è sana e fa le cose con cattiveria, che è ancora peggio di quando è matta. Non riusciamo a trovare una strada perché questa donna non smette di fare queste cose. Usciamo di casa e corre dietro all'amica mia, non viviamo più. Ma il quartiere Rigopiano non è stato sempre così. Io che sto qui sono 24 anni. Appena venuta si stava discretamente bene. Dopo un po' di tempo sono cominciati a venire gli zingari. Stavamo benissimo, del 58. Tutti quanti andavamo d'amore e d'accordo. Una pace c'era. Le cose sono iniziate a cambiare nel 1997, quando sono iniziate le occupazioni delle case. Se vedi gli appartamenti, lo distruggono. E dietro a tutto questo c'è anche un business. Gli abusivi che lasciano gli appartamenti ricevono somme di denaro da chi vuole entrare. Qui c'era gente che si facevano dei soldi e facevano entrare le altre persone, capito? Quelli che andavano via gli davano i soldi e gli davano le chiavi e entravano. Naturalmente quando arrivava l'ater magari c'avevano i bambini piccoli, una cosa e un'altra, e rimanevano là. Dunque, è evidente che nel corso degli anni ci siano stati abusi all'interno degli alloggi. Si tratta di capire quale sia la procedura seguita per l'affidamento delle case. Lo abbiamo chiesto al presidente dell'ATER di Chieti. In Abruzzo in particolare la legge madre dell'Istituto Autonomo Case Popolari, la 96 del 96, che norma tutte le procedure per l'assegnazione. Le istanze, i bisogni vengono recepiti a livello comunale sulla base di disponibilità di alloggi che l'ATER periodicamente comunica ai comuni, ai sindaci, e in base a questa disponibilità il comune fa un bando, si istruisce una graduatoria, passa di nuovo all'ATER, un organismo che si chiama Commissione Alloggi, che rileva la congruità di quanto dichiarato in autodichiarazione dal richiedente. Le norme per l'accesso al bando per le case popolari, quindi, sono molto stringenti, come conferma il presidente dell'ATER. Com'è possibile che abusivi e gente violenta occupi le case? L'applicabilità della legge è molto lineare, come ci conferma anche il vicepresidente del Consiglio regionale d'Abruzzo, Domenico Pettinari. La legge parla chiaro, dice: il sindaco territorialmente competente emana i provvedimenti di decadenza, i cosiddetti sfratti. La regione dovrebbe vigilare se vengono fatti o non vengono fatti i provvedimenti di decadenza, e i sindaci dovrebbero fare i provvedimenti di decadenza. Se vi sono ancora all'interno delle case popolari criminali, coloro che si allacciano abusivamente alle utenze, coloro che adibiscono l'alloggio popolare ad attività illecite, coloro che subaffittano le case popolari, vuol dire che c'è qualcuno che non fa quel che dovrebbe fare, quel che è previsto dalla legge regionale. Ed evidentemente qualcosa non va nella gestione degli affidamenti delle case popolari. Mario è un ex dipendente del comune di Pescara che si è ritrovato senza lavoro e con i pochi risparmi ha comprato un camper che da 5 anni è la sua casa. Qui mi sono ritrovato perché non avevo più un lavoro dopo un incidente stradale. Purtroppo non potevo più pagare l'affitto, quel poco che mi è rimasto ho comprato questo camper da 2000 euro. Sono 5 anni che vivo qua. Io lavoravo per il comune di Pescara e questo è quello che mi hanno regalato il comune di Pescara. Io penso che là c'è bisogno della Guardia di Finanza. La Guardia di Finanza deve fare un piacere, deve entrare da questi competenti che danno queste case per sapere come si fa ad ottenere una casa.
Io a queste condizioni che cosa dovrei fare? Mi debbono dire se io a queste condizioni non rientro in tutti questi alloggi popolari che stanno persi perché non si sa chi li vanno a dare. Basta che non sei italiano, ti danno la casa. Tu che sei pescarese, sei italiano, pagate le tasse, sei un pezzo di merda. Vorrei parlare col presidente della regione e domandargli solo una cosa a Marsiglio. Ma è possibile, Marsiglio? Caro Marsiglio, è possibile questo? Che mi hanno detto che mi avrebbero aiutato, che avrebbero fatto qualcosa. Dove state? Ma perché non venite al villaggiaccione? Sto raccogliendo le firme per portarle alla finanza, per far vedere che io sono 5 anni che vivo qui dentro e non è mai, mai venuto nessuno. Abbiamo riportato la vicenda direttamente a Marsiglio, che ha voluto mandare un messaggio a Mario. Esprimo la vicinanza e la solidarietà umana. Il nostro impegno è proprio quello di tornare a ospitare nelle case popolari le persone che hanno il diritto pienamente, non gli occupanti abusivi. Attenzione però, le stranezze non finiscono qui. Nick Di Meola, di Abruzzo Indipendente, denuncia un altro aspetto legato alla gestione delle case popolari da parte della politica. Stiamo ricevendo come movimento politico regionale di Abruzzo Indipendente le segnalazioni da tanti cittadini inquilini del comune di Pescara. La problematica riguarda la mancata rendicontazione del condominio dal 2011 al 2021. In questi 10 anni il comune ha continuato a incassare degli acconti senza mai rendicontare. Eppure, la legge regionale 96 del 1996, all'articolo 31, stabilisce che il comune deve prendere 11 mensilità di acconto e il 12esimo deve essere di conguaglio. Nella parte alloggi soggetti ad autogestione dei servizi si legge: fino al momento dell'effettivo funzionamento delle autogestioni, gli assegnatari sono tenuti a rimborsare agli enti gestori i costi diretti e indiretti dei servizi erogati, secondo acconti mensili e conguagli annuali sul rendiconto redatto dall'ente. L'inquilino è obbligato a rimborsare le spese sostenute dall'ente che fino ad oggi non ha mai rendicontato ed è una problematica che hanno circa 800 famiglie che riguarda le palazzine ERP di edilizia residenziale pubblica gestite direttamente dal comune che sono Fontanelle, San Donato, Rancitelli, Zanni, Marina Sud, Marina Nord, e Francavilla, Montesilvano. Siamo a gennaio 2020. Da pochi giorni si è consumato l'omicidio di Marco Cervoni, 35enne, ucciso all'interno del complesso residenziale del Ferro di Cavallo, il giorno di Capodanno. L'uomo è morto a causa dei numerosi colpi alla testa ricevuti, che gli hanno causato edema ed emorragia cerebrale. Per quella morte viene convalidato l'arresto di Guerino Spinelli, detenuto a San Donato a Pescara. La coppia che ospitava Cervoni nella casa dove è stato ucciso si dissocia dall'accaduto e inchioda Spinelli. Marco Marsiglio è in tour nei quartieri difficili. Con lui anche il sindaco di Pescara, Carlo Masci. La promessa è quella di abbattere il Ferro di Cavallo per ridare una nuova anima alla zona. Ad oggi, però, Rancitelli non ha subito modifiche. C'ho un debito di 15.000 euro lasciato da mio fratello. Per capire come stanno le cose, abbiamo chiesto al presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsiglio, quando partirà il progetto d'abbattimento delle case di Rancitelli. Stiamo seguendo il programma con certo tempismo e io spero appunto che il 2022 sia l'anno giusto. L'azienda territoriale dell'edilizia residenziale ha fatto tutti i passaggi e nel frattempo l'ATER sta anche predisponendo e lavorando per liberare quei locali, per togliere dalle case quelli che non ne hanno diritto o quelli che violano la legge in maniera significativa. Il comune di Pescara, comunque, continua a dare alloggi ai Rom, come racconta una residente di Fontanelle. Nel 2007 hanno messo in vendita case comunali, io prima di comprare sono stata in comune per chiedere se venivano dati anche ai Rom e loro mi hanno assicurato che assolutamente no. Invece adesso abbiamo saputo che un sesto piano vogliono darlo a dei Rom. La regione come ente di controllo si sente di rimproverare nulla dal comune di Pescara? Ma non ci mancherebbe altro, anzi il sindaco Masci un'accelerazione decisiva a questo progetto. I lavori per la regolarizzazione dei quartieri popolari di Pescara partono, assicura Marsiglio. Rimane il tema della sicurezza, però, che i cittadini continuano a lamentare.
Lo Stato è assente sotto tutti i punti di vista. Noi qui ci sentiamo abbandonati dalle istituzioni, dal sindaco, dal prefetto, da tutti. Anche le forze dell'ordine dovrebbero passare, però qua non si vede nessuno. Abbiamo provato a chiedere più volte un'intervista con prefetto e polizia, ma non siamo mai stati ricevuti. Avremmo voluto avere risposte per i cittadini onesti che abitano in queste zone difficili e avremmo voluto portare loro un piccolo barlume di speranza. Ci fidiamo, però, delle parole del ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, la quale riferisce che a Pescara si possono fare sonni tranquilli. Pescara sicuramente è una città sicura. Sento il prefetto spesso. So che il valore aggiunto di questa realtà sono le istituzioni presenti su questo territorio, perché c'è una grande sinergia tra di loro. Potete essere soddisfatti di quello che gli elementi aggiunti, che gli elementi caratteriali, gli elementi di unione. Pur volendo ritenerci soddisfatti degli elementi aggiunti e caratteriali che cita il ministro, la realtà è un'altra. Rancitelli, ad esempio, ancora oggi rimane un quartiere pericoloso, come confermano le immagini dell'aggressione alla troupe di Striscia. Quale soluzione, quindi? Forse quella di seguire i soldi per vedere dove vanno a finire. E allora io invito le forze dell'ordine a vigilare un po' di più sulle istituzioni bancarie, anche le poste, dove spesso gli spacciatori hanno i loro conti che noi qui dentro ci sogniamo. Per questa puntata è tutto. Noi torniamo con una nuova inchiesta la prossima settimana. Dai paesi alle città, miseria e povertà, lo chiamano progresso solo per pubblicità. Patane e pandemia, oggi mangio a casa mia, quartieri popolari con famiglie in avaria, separati con cura, in un'epoca oscura, che semina l'odio e raccoglie la paura. Tra chi ci si vende, tra chi ci si compra, tra chi vive e muore nelle zone d'ombra.